Grazie. Scusate per l'attesa che non ho fatto il mio video, ok? Perché io non volevo portare ieri con questo argomento, però ne voglio toccare su alcuni temi della partita, perché ci sono i 3 punti importanti. Prima classifica, ottenendo i risultati positivi, ok? Perché siamo in momento in quella maniera, eppure a culo io mi sarei suicidato. Ecco perché che ho gridato al gol di Daniele Ruganini nel finale, ok? Perché ero troppo emozionato da quel gol di Daniele, ok? Perché si sentiva forte, forte la partita, perché abbiamo giocato male, è vero, però possiamo pure riprendere a macinare più punti possibili, perché Allegri diceva sempre che noi puntavamo sul primo obiettivo stagionale, che quello della prossima Champions League, se saremo bravi, ok? E se non saremo già in Champions, perché avevano detto così nella conferenza pre-Verona-Juve, ok? E nel posto di Verona Juve lo ha ribadito, ok? E quindi questo è perché abbiamo perso anche quella contro l'Udinese, e va bene, e ci sta tutto questo, però votiamo pagina perché deve cambiare, ok? Io di questo mi soffermo, ok? Quindi questo è, deve cambiare questa formazione. Va bene? Io se fossi in te, caro Max, avrei messo il 4-2-3-1. Ok? Per me lo dico. E anche per te. Quindi, caro Max, senza fare se. Senza fare sbagli da domenica sera, e oggi mi propongo la vigilia di questo Napoli-Juve, ok? Quindi questo è. Quindi venite da me, perché vi darò le informazioni giuste, va bene? Perché Napoli sta pensando a 4-3-3, mentre noi stiamo a 3-5-2. E questo va bene, e ci finiamo a 4. È vero, che può pure succedere su questo fatto qua, ok? Però iniziamo con le probabili informazioni ufficiali. Perché da ieri non l'ho fatto, va bene? Quindi era da mercoledì che l'ho fatto nel post Inter-Atalanta, va bene? Quindi ho fatto pre-partita di Napoli-Juve, e questa è la formazione del Napoli col 4-3-3, dove c'è in porta Meret, poi in difesa mettiamo Juan Jesus, ok? Poi ci mettiamo Zarbon con Mario Rui e Rachmani. Poi nello schema 3 ci mettiamo Anchissà, il giovane Nathan,
una bocca senza Osimhen, io ci metterei a Politano, Kvaratskhelia e Raspadori, perché è un'ottima notizia per la Juventus, quello che farà nel mercato, giuntoli, ok? Quindi speriamo che io non morrei nella mia squadra, va bene? Quindi questo è tutto. Poi, la formazione di Allegri deve cambiare modulo perché non è che può andare sempre bene, ma puoi prendere pure 3 gol da Napoli. Io me l'ho detto questa cosa, da post partita, di Giovanni Frosinone, ok? Perché non possiamo giocare così ogni santi giorni. Va bene? Quindi datti una svegliata, caro Max. Metti questo 4-2-3-1. È semplicissima la cosa. È semplicissima. Ok? Quindi questo è quello che devi fare tu, caro Max. Ok? Quando scendi tra i pali, poi in difesa 4, ci metti Gatti con Bremer. Pure con Cambiaso a destra e a sinistra Kostic, ok? Perché Alexandro va via in zero. Questo lo devi mettere tu. Poi nello schema a 2 con Locatelli e Carazzi, che lo sa fare meglio, ok? Poi nello schema a 3 con Indiz, con ah, mi sembra Rabiot Henning, ok, per Nicolosi Caviglia e una sua punta come Vlahovic. Oppure Miretti al centrocampo, come vuoi. Va bene? Questi sono i ballottaggi al centrocampo. Quindi questo è quello che devi mettere. Va bene? Questo devi mettere tu, caro Max, perché non puoi andare in quella maniera. Perché se l'anno scorso, al 2022, io parlo di 2 anni fa, perché il Napoli ha vinto per 5-1 e va bene, che quel risultato là è vergognoso e bugiardo pure, ok? Mentre allo stadio mi ha segnato pure Raspadori, quindi questo è. A me non ne frega niente della partita che verrà domenica, perché se si gioca così, portiamo 3 punti a casa e basta. Ok? Perché voglio un risultato positivo come abbiamo fatto quella contro il Frosinone. Quindi mi raccomando, va bene, caro mister, metti a carrozza nel primo minuto. Mettilo e poi metti Miretti al centrocampo, ok? Questo è quello che devi mettere tu. Questa è la formazione giusta. E non quel paragonetto di Alexandro e Chiesa.
Quindi questo è. Mi raccomando, e affrontiamo una grande squadra e una campionina in carica. Da campionina italiana come Napoli. Ok? Che se comunque l'anno pareggio contro Cagliari, noi ci promuoviamo, sei mamma solo così. Ok? Se per quello ci vuole. Però devi cambiare. Cambia mondo. Perché non può essere sempre buono, ok? Quindi questo è quello che devi mettere tu. E questo, caro mister, va bene? Caro mister 9 milioni? Quindi questo è. E rinnova soprattutto. Devi rinnovare con la Juventus. Caro mio, è così. Io mi tengo fuori a chiesa. Perché non è bello questa cosa, ok? Quindi questo è. Mi raccomando, è fino alla fine. Ultima cosa che dovete fare. Iscrivetevi su questo canale, se non avete ancora fatto, iscrivetevi, ok? E grazie per le 500 iscrizioni, però fatelo lo stesso, ok? Con una semplice attivazione delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e ci vediamo per domenica sera. Del post partita di Napoli-Juve, ok? Quindi su questo video e like e commenti soprattutto. Mi raccomando, che poi io già sento le polemiche su Napoli-Juve, io già sento tutto questo, perché non è possibile una cosa del genere. Non è possibile, ragazzi. Quindi se dobbiamo vincere, vinciamo e basta. E niente discussioni se danno i rigori, niente discussioni a favore o contro, perché voi siete così e poi cioè, siete sempre bui. Alla prossima e attivate e io attivo gli abbonamenti, quindi mi raccomando e fino alla fine.